Una tradizione che si rinnova dal 1952, seppur con qualche interruzione, l'ultima a causa del Covid. La festa della Coppa di Carpaneto, al suo ritorno ufficiale, ha registrato il tutto esaurito, grazie anche alla bella giornata di sole. La manifestazione celebra il prodotto di eccellenza piacentino, ma non solo. Tanti gli eventi che hanno animato le piazze del paese, accontentando tutte le generazioni. Torniamo alla grande, complice anche un bellissimo tempo. C'è tanta voglia di rinascita. Io ho parlato nel mio articolo che proponiamo sempre sul libretto della festa della Coppa, ho parlato proprio di nuovo inizio, perché deve essere, dobbiamo ricominciare a vivere, ad associarci, a riabbracciarci, è molto importante. Questa cosa, questi sentimenti sono emersi tantissimo in quest'ultimo periodo, nella fase di organizzazione e di allestimento della nota festa che raggiunge il traguardo della 64esima edizione. Siamo molto orgogliosi. Ci siamo sentiti molto uniti e sentiamo proprio che Carpaneto, quando occorre, c'è sempre. Diverse le associazioni che a causa della tromba d'aria del 4 luglio avevano subito danni. Il 4 luglio abbiamo avuto dei danni a causa del maltempo, il tifone, chiamiamolo come si vuole, però siamo riusciti come sempre noi alpini, ci siamo uniti, ci siamo autotassati per riparare il danno che ci ha causato il maltempo e siamo sempre noi, il gruppo Alpini di Carpaneto. Diciamo, possiamo dire tranquillamente che è il gruppo più numeroso della sezione di Piacenza e questo ci rende molto molto orgogliosi. Questa sera la festa terminerà con altri eventi come la grande tombola della Coppa e per il gran finale i fuochi d'artificio alle 23:30.